siamo in collegamento con Daniela Blasi, che è attualmente presidente del CORE, che è il coordinamento delle realtà di danza contemporanea di tutto il Lazio, e che ci racconterà questa avventura che è ormai, diciamo, terminata per loro stessa decisione con le officine. Allora, le officine sono un progetto, intanto nascono nel 2006 come officine culturali istituite dall'assessorato alla cultura della Regione Lazio e immaginavano un sistema che andasse soprattutto nelle parti, cioè escludevano Roma originariamente, quindi nelle parti un po' più disagiate dal punto di vista culturale della regione, dove andare appunto a innestare un sistema culturale. Erano veramente sperimentali, nel senso che tutte le varie realtà che vincevano i bandi in qualche modo le strutturavano a seconda delle esigenze del territorio. Nel 2010 viene fatto il bando per la terza volta e per la prima volta viene introdotta un'officina per la danza contemporanea, cioè specificamente per la danza contemporanea. Questa officina, come l'officina di teatro sociale, comprendevano anche il territorio di Roma. Quindi Noi, scusami, come cuore. nel 2010 il bando è sia per il teatro sociale che per la cultura che per la danza. Ok, quindi Esatto. viene introdotta una quota, diciamo, riservata alla danza contemporanea. Danza, esatto. Noi abbiamo vinto questa officina per la danza contemporanea Solo il e core l'ha vinto? abbiamo. Sì, era soltanto una, Ok. ne erano 10 officine culturali, 5 teatro sociale e una per la danza. Ovviamente doveva andare tutto a crescere, il primo anno mi pare che fossero solo 5 officine culturali in tutto, poi nella seconda volta sono state 8 e 3, poi 10, 5 e 1, cioè era una cosa che la Regione Lazio immaginava come proprio una messa a sistema dell'impianto culturale della regione, in cui le varie associazioni si andavano a radicare in alcune zone, alcuni territori, alcune situazioni e strutturavano così proprio un sistema di rete per la cultura nella regione. La nostra, appunto, era una delle più sperimentali perché era l'unica e nasceva per la prima volta nel 2010. E non aveva a esclusione il territorio di Roma, noi l'abbiamo immaginata non tanto come un'officina su un luogo preciso e basta, come è accaduto per altre officine, ma l'abbiamo immaginata a macchia di leopardo su tutta la regione, cioè noi ci siamo andati a insinuare e insediare in tutte quelle situazioni che offrivano un'apertura nei confronti di danza contemporanea, cioè siamo andati a scovare associazioni, scuole di danza, municipi, comuni, cioè tutti quelli che in qualche modo offrivano un'attenzione, noi andavamo in qualche modo a portare un'offerta in questi territori, un'offerta che è stata veramente variegata, andata da. A Frosinone abbiamo messo in piedi una cosa di cui sono molto orgogliosa, che è stato un laboratorio di permanente da quando abbiamo potuto iniziare, insomma, dall'anno scorso, da maggio dell'anno scorso fino alla fine dell'anno, con l'ASL di Frosinone. Quattro insegnanti hanno lavorato con dei portatori di handicap mentali in questo caso. E è stata un'esperienza pazzesca perché per la prima volta dopo anni e anni si sono riuniti centri diurni, associazioni, cioè tutti quelli che lavoravano col disagio mentale nel territorio di Frosinone si sono riuniti intorno a questa cosa. C'è stata una partecipazione pazzesca, veramente, è stata un'esperienza veramente incredibile. E quando a fine anno, a dicembre, abbiamo chiuso con la promessa di tornare a gennaio e ricominciare veramente l'utenza, i genitori, i ragazzi, cioè, ti chiedevano di rimanere con una forza tale, cioè io mi ricordo una mamma che a un certo punto veramente in lacrime all'idea che forse finiva questa esperienza ha detto io non capisco, se fossero state medicine i miei figli non gliele avrebbero mai levate, i miei figli stanno meglio, adesso mi dovete spiegare perché questa cosa si deve chiudere qui. Ecco, un po' sentivamo questo, no? Succedeva un po' questo, siamo andate nelle scuole elementari a lavorare con i bambini. È stata dal punto di vista laboratoriale un'esperienza molto intensa, molto forte, su molti territori della regione, Roma compresa. Poi abbiamo riservato una parte alle residenze,
Abbiamo chiesto materiale a, dividendolo in due parti, a giovani compagnie e compagnie invece già fermate, o già, cioè, fermate, già compagnie vere, insomma, già compagnie che in qualche modo strutturate. erano su piazza, sì, strutturate sul territorio. Intanto perché comunque reperimento fondi e la possibilità di avere un luogo dove provare è un problema anche per le compagnie strutturate, normalmente in questo momento. Per i giovani non ne parliamo. Noi l'abbiamo divisa in due parti, una parte appunto per quelle compagnie strutturate che quindi andavano a finire una produzione, cioè comunque a mettere un tassello grazie a noi alla loro produzione, e invece per i giovani veramente era proprio sul progetto, cioè ci siamo presi la briga di leggere anche cose veramente belle e interessanti, devo dire. Decine e decine di progetti mandati da gruppi, da singoli artisti, da giovani compagnie da tutta Italia. Le abbiamo valutate e quest'anno avremmo dovuto dare, mi pare, 10 residenze, 5 per le compagnie giovani e 5 per le compagnie meno giovani, diciamo. L'anno scorso ne abbiamo date, mi pare, 6, se non mi ricordo male, e queste compagnie stanno girando i loro spettacoli, li vedo con orgoglio, con il nome del cuore in giro per festival. Abbiamo fatto anche una parte ovviamente di spettacolo, perché comunque poi nell'interazione col territorio devi anche offrire qualcosa da vedere al pubblico. E una parte l'abbiamo fatta a Tuscania in collaborazione con Vera Stasi, che è uno dei soci del cuore che da anni lavora lì. Una parte l'abbiamo fatta a Roma al Teatro Vascello, che ci ha offerto uno spazio, una rassegna di danza contemporanea che fa. Un'altra parte l'abbiamo fatta dentro Short Theater, in collaborazione con l'Accademia degli Artefatti, che ci ha sempre offerto uno spazio dedicato per la danza contemporanea all'interno di Short Theater. Insomma, abbiamo innestato veramente molte collaborazioni molto interessanti, insomma, il progetto stava partendo. Il sostegno della regione era un sostegno di tipo economico che vi aveva attribuito, cos'è, 70.000 euro per 2 anni. Ok. 70 l'anno. Ah, 70.000, l'anno? Ok. sì, 70.000 euro Con l'anno. un anticipo E che vi sarebbe abbiamo, dovuto arrivare nel 2010. assolutamente, in teoria noi abbiamo vinto questo bando che ci finanziava il 60% del progetto. Il progetto era circa, adesso insomma, non mi ricordo precisamente, credo intorno ai 120.000 euro, 125.000 euro, il 60% erano 70.000 euro. Questi 70.000 euro noi avremmo dovuto avere un anticipo del 50% a firma della convenzione, cioè in teoria a gennaio del 2010. In realtà ci sono state le elezioni per la regione l'anno scorso, ovviamente come sempre quando ci sono le elezioni in questo paese si ferma tutto, è sempre tutto dopo le elezioni, cioè non so se da voi è la stessa cosa, da noi è Dopo mesi esagerato. dopo le elezioni. Dopo Cioè, le quando elezioni, cambia cioè la giunta ci vogliono anche 3 mesi perché la giunta nuova si si adatti. capiscano, esatto, e quindi in genere c'è questo fermo di 6 mesi nel periodo elettorale, quindi abbiamo pazientemente aspettato le elezioni, c'è stato un cambio di giunta e comunque a un certo punto finalmente la giunta si è insediata e a giugno dell'anno scorso ci è arrivata la convenzione, quindi noi in realtà abbiamo potuto cominciare a lavorare soltanto a giugno. A ottobre siamo andati a parlare con il nuovo assessore alla cultura, gli abbiamo detto quali erano le esigenze prioritarie, cioè ovvero avere una continuità da subito, cioè non rientrare di nuovo in questa logica dell'interruzione e avere dei Anticipo. fondi, sì, avere questo famoso anticipo. Insomma, a questo punto era ottobre, sarebbe stato il caso quasi di avere il saldo, però insomma almeno l'anticipo. L'assessore ha detto vi capisco, vi capisco, vi capisco. A dicembre è stato discusso il bilancio, il taglio, c'è stato un taglio abbastanza pesante nei confronti di tutta la parte destinata, cioè tutta la parte destinata alla cultura. Alla fine, insomma, è venuto fuori che avremmo avuto tutti un taglio più o meno del 13%.
A febbraio abbiamo chiesto a questo punto che tutto fosse appunto nero su bianco, di avere a questo punto il saldo del 2010, di firmare la convenzione per il 2011 e avere immediatamente l'anticipo. Non abbiamo più avuto nessuna risposta, notizia, nulla, cioè da parte dell'assessorato fino a maggio, quando c'è arrivata la convenzione. Noi non abbiamo mai avuto né anticipo né saldo né niente del 2010, che la novità della nuova convenzione che andava firmata era che veniva applicata una legge nazionale che è andata in vigore l'anno scorso, mi pare agosto dell'anno scorso, che prevede per tutti i fornitori di servizi verso le Pubbliche amministrazioni. istituzioni, un'apertura di un conto dedicato da cui fai uscire tutti i soldi relativi al progetto. Peccato che questa cosa ce la chiedevano in maniera retroattiva, cioè da gennaio, mentre la comunicazione ci è arrivata a maggio. Noi avevamo già fatto una serie di cose, cioè noi avevamo fatto un convegno, avevamo fatto dei laboratori a Roma con Roberto Castello, con Giorgio Rossi, con Javier Cura, avevamo fatto una rassegna alla Dispoli di una ventina di giorni con una decina di compagnie, cioè tutta questa roba era cioè non potevamo metterla in rendicontazione perché i soldi erano usciti semplicemente dal conto del Core, quello normale conto del Core, per cui ci siamo dati anche quest'altra sorpresina, per cui comunque siamo ritrovati con già più o meno 10.000 euro spesi non rendicontabili, che insomma ci metteva economicamente nei guai. Ma in In tutto più. questo non ci sono tipo, non ci sono organi, ad esempio le AGIS regionali che possono tutelare i lavoratori dello spettacolo in questo senso. L'ACS regionale rispetto alle officine, cioè, insomma, i nostri rapporti, io sono nell'AGIS nazionale, come tu sai, sono anche nella presidenza della presidenza Federdanza. dell'AIDAP, di Federdanza di AIDAP, della parte produzione. Cioè, i nostri rapporti con l'AGIS Lazio non sono dei migliori, onestamente, nel senso che le uniche volte che l'AGIS Lazio ha parlato delle officine, ne ha parlato direttamente con la regione, non ne ha parlato certo bene. Cioè, nell'AGIS Lazio c'è una grande concentrazione di esercenti teatrali e probabilmente non hanno chiaro qual è il lavoro che fanno le officine, cioè per loro il concetto di fare cultura è fare spettacoli, punto, cioè fare programmazione. Chiaramente noi facciamo un lavoro completamente diverso e da questo punto di vista proprio la comunicazione non c'è stata, cioè io poi mi auguro che in futuro ci sia, che comunque riusciremo anche a fargli capire che tipo di lavoro facciamo, perché poi mi dispiace molto che c'è anche questa frattura, no, tra nazionale e regionale, però al momento questa è la situazione, ecco, insomma il loro appoggio sicuramente da questo punto di vista non c'è stato. Poi ti dico, noi abbiamo parlato con avvocati, cioè, noi abbiamo parlato veramente con chiunque in questi mesi, ma di fatto diciamo che tutto questo è cavilloso ma legale. La cosa più terrificante è stata la sensazione in tutti questi mesi di aver speso il nostro tempo più a parlare appunto con i rappresentanti di categoria, con gli avvocati, con i sindacati, a parlare tra di noi, a cercare di capire come fare, a parlare col commercialista, a sentire la banca, piuttosto che a fare quello che avremmo voluto e dovuto fare, cioè guardare con attenzione il materiale che c'era arrivato, andare in giro per i festival a vedere che cosa c'era interessante, andare a vedere gli spettacoli di compagnie che ti invitavano per capire che cosa succedeva, seguire le prove di chi stava in residenza, perché comunque c'era anche questa parte da fare, no? Seguire le giovani compagnie, cioè tutta questa parte che poi è quello che dovrebbe essere il nostro lavoro realmente, cioè alla fine veniva schiacciato da tutto il resto, che sinceramente non è la cosa più interessante del mondo, cioè stare ore a cercare di capire come fare a far sì che allora se rendi conto però, cioè non è quello che dovremmo fare, insomma, cioè non può portare via i tre quarti del tempo. Quindi la vostra decisione è stata alla fine? Di rinunciare. Quindi alla fine avevamo deciso di pagare tutti, ci siamo indebitati,
Per ricominciare l'attività quest'anno avremmo dovuto rimettere altri soldi nostri, personali. Il problema è che intanto nessuno ce li aveva più perché appunto, cioè, è anche un anno che mettiamo soldi e non li prendiamo. E quindi abbiamo deciso di rinunciare alla seconda annualità. L'avete comunicato alla regione? Sì, abbiamo comunicato alla regione, quella stessa mail che ho mandato Sì. al... L'ho mandata in regione all'attenzione dell'assessore, del direttore di dipartimento, della funzionaria che cura la parte amministrativa. Finora nessuno ha risposto una parola, ma neanche per dire ufficialmente dovete fare, non so, questo passo qui. Siamo assolutamente, abbiamo comunicato. So, spero che prima o poi qualcuno ci risponda qualcosa, cioè che qualcuno torni vivo all'interno della regione e ci risponda qualcosa. Quindi diciamo, reazione istituzionale, encefalogramma piatto, reazione diciamo, del mondo nostro, insomma, di chi fa il nostro lavoro, qual è stata? Ma guarda, è stata pazzesca, devo dire, anche commovente, devo dire, ci sono stati momenti proprio commoventi, sinceramente sono arrivate una marea di mail su Facebook, ti puoi immaginare, ma soprattutto mi sono arrivate una marea di mail personali, cioè nel senso proprio scritte di cuore, cara Danila, oddio, oddio, ma cosa dici? Un sacco di persone che proprio dicevano, ma non è possibile che un progetto come quello, eccetera, eccetera, molti colleghi che più o meno... In altre situazioni stanno vivendo la stessa cosa, in qualche modo, chiedono un confronto. Cioè, ecco, ci sono state grandi richieste di confronto. La sensazione è che comunque questa è un'esperienza che sta morendo e visto che era un'esperienza che stava funzionando, ma soprattutto, cioè, si stava proprio costruendo in questi anni, ci sembra veramente uno spreco di denaro, di fatiche, di energie, veramente inenarrabile. Cioè, se io penso a quello che noi siamo riusciti a mettere in piedi in 6 mesi, che non sono niente, sebbene chi fa questo lavoro, 6 mesi non sono niente, non radichi assolutamente nulla, eppure siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa che aveva veramente un senso. Sinceramente non capisco perché abbandonare un progetto così. Vedremo che cosa succede, cioè se qualcuno ci risponderà, vedremo qual è l'intenzione.